Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere da più vicino il mondo di ITEL. Infatti, innanzitutto, se non sai che cos'è ITEL, ti consiglio di andare a vedere gli altri video, così capirai che cos'è questo gioco e perché ha tante potenzialità. Ma oggi andremo a vedere il mondo di ITEL e com'è suddiviso. Ti ricordo di iscriverti al canale per stare sempre aggiornato su ITEL. Lascia anche un bel mi piace per supportarmi, commenta anche per dirmi la tua, che dimmi che cosa ne pensi, e condivide tutti i tuoi amici per far scoprire questo fantastico gioco a più persone. Iniziamo subito. Innanzitutto, il mondo di ITEL è formato da vari pianeti. Andiamo a vedere nel dettaglio il pianeta che si chiama Orbis. Infatti questo pianeta è diviso in zone e adesso conosciamo quattro zone. Prima zona, notiamo che è praticamente una pianura, con ci sono poi sotto tutte le caverne e anche un po' di lava. Poi seconda zona invece è il deserto, terza zona invece è il ghiaccio, quarta zona invece è la lava, e qui sotto notiamo che c'è praticamente una foresta dove vedremo anche che ci saranno dei dinosauri. Quindi abbiamo diversi biomi, diverse zone che caratterizzano il mondo di ITEL, e ogni zona si caratterizza per varie cose. Infatti, ad esempio, immagino che nella zona 1 troveremo animali diversi dalle altre zone, oppure in una zona 2 ad esempio troveremo materiali diversi forse nel sottosuolo. Quindi abbiamo tante diverse zone, per adesso ne sappiamo 4, poi in teoria ci sono anche altri pianeti ma ancora non si sa bene la loro funzione. Comunque abbiamo diverse zone. La prima zona è la pianura dove ci sono gli alberi, immagino anche che ci sono alberi di diversa specie nelle varie zone. Ci saranno, immagino, anche vari animali, e le costruzioni con anche tutte le creature si caratterizzeranno per varie zone. Anche le grotte saranno molto diverse da varie zone, e anche addirittura gli edifici interni. Infatti avremo diversi edifici con diverse caratteristiche per varie zone. Anche però nel mare abbiamo tante cose, infatti potremo trovare ad esempio delle strutture abbandonate, grotte immagino, e tanto altro, con anche qui tante specie diverse di animali. Poi ci saranno anche delle grotte e dei dungeon differenti in varie zone. Quindi probabilmente dopo un dungeon ci sarà una stanza dove ci sarà in teoria una sfida con anche delle ricompense. Anche i prefabbricati sono molto differenti e ce ne sono tantissimi. Quindi in giro per la mappa nel mondo di ITEL potremo anche trovare questi prefabbricati, che sono ad esempio strutture abbandonate, magari dentro possiamo trovare casse oppure anche dei nemici. Ci sono anche vari tipi di alberi, ogni albero in teoria per la sua zona, e ci sono anche dei portali. In questi portali ancora non si sa la loro funzione, ma probabilmente ci porteranno in varie zone dove ci saranno forse dei nemici da sconfiggere. E ovviamente noi possiamo modificare quello che vogliamo, biomi, zone, quindi anche noi potremmo creare proprio il nostro mondo. Praticamente il mondo di ITEL è diviso in varie zone, ogni zona ha diversi biomi all'interno con diversi prefabbricati, immagino anche con diversi animali. Abbiamo anche un esempio della zona 3 dove ci sono animali diversi, questa è la zona invernale. Potremmo trovare grotte diverse, strutture diverse e addirittura anche animali diversi. Quindi il mondo di ITEL è molto variegato, mentre esploriamo il nostro mondo potremo trovare tante zone diverse e sempre cose nuove da scoprire. Infatti, ad esempio, se noi siamo nella zona 1 possiamo andare nel mondo di ITEL e scoprire cose nella zona 2, e questo renderà il gioco sempre un po' diverso. Quindi immaginate di essere in questo mondo ed andare poi ad esplorare proprio ogni zona per scoprire le caratteristiche e anche animali nuovi, nemici nuovi magari, e anche prefabbricati nuovi. Quindi sembra molto anche qui promettente il mondo di ITEL. Ci saranno diverse zone, ancora non sappiamo tutte, poi vedremo una volta uscito. Quindi aspettiamoci che una volta uscito ci saranno sempre più zone. Comunque questo video finisce qua, spero che sia piaciuto e mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su ITEL. Lascia anche un bel mi piace per supportarmi, commenta e condividi. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzuoli!